feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you, as long as it's with you. In the crowd, and now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky. Summer, I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. Buona domenica a tutti, Macheo! Grazie per il follow, Bud! Grazie mille! Aspetta che abbasso qua, sennò stente niente.
Ben ritrovati, buona domenica. Da un'ora che sono sveglio. Il teone l'ho già bevuto. E siamo pronti per andare su Clio con il Rock e la Nomad Cimice. Facciamo un po' di mining, tranquillo, questa mattina. Stare un po' rilassati, settimana difficile. E insomma, dai. Bud, raccontaci, sei nuovo nel verse? Conosci Star Citizen, come, perché, ci giochi? Dici, dici. Oh, adesso parte la playlist chill. Eccola. Tac. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. È da poco che giochi. Ci giochi da solo? Giochi con qualche org? Hai bisogno di compagnia? Sotto nelle descrizioni del mio canale trovi il link per il Discord Solaris, dell'org in cui faccio parte. E è sempre disponibile, insomma, per i nuovi giocatori. Diamo sempre il benvenuto. Se hai bisogno di consigli, magari per qualche professione, tipo il mining, non so se hai già provato a dare un'occhiata. Allora, andiamo di qua. Nel frattempo mi metto... Già presente nel Discord. Ah, benissimo, allora, ottimo. Per ora sono esperto di portapacchi. Beh, dai, è sempre pure una professione pure quella. Ma porca, aspetta che qua. Portapacchi all'inizio, quando ci giocai da solo a Star Citizen, non mi sono... Prima di approcciarmi nel verse con la Solaris, appunto... anch'io ero esperto di portapacchi, delivery, eccetera eccetera. Anche quella è abbastanza tranquilla come professione, molto nel chill. Ognuno poi si prende la professione, diciamo che Star Citizen non è proprio il gioco perfetto per rilassarsi, perché insomma, debug, problemi, eccetera, eccetera, alle volte ti fanno venire sul nervoso, però, insomma, dai. Sì, per iniziare è perfetta. Sono pienamente d'accordo, sì, va. Oh, questa mattina io ritorno su Clio perché la volta scorsa Clio mi ha dato grosse soddisfazioni come percentuale di raccolta di adanite. Infatti, secondo me, in un'ora e mezzo avevo riempito il rock. E quindi ritorno lì. Ritorno lì per la sfida sempre di riempire il rock di sola adanite. Ah, giusto, sì, le delivery a 45k dove, sì, dove ci sono gli NPC che sorvegliano, sì, no, ma è un'ottima professione, guarda. Ma noi ce la prendiamo tranquilla oggi, non ho bisogno di correre.
e così anche voi dall'altra parte dello schermo riuscite a gustarvelo di più, perché alle volte magari così per fretta, ecco, guardalo là, Kirk rovina la scena, sacramento, adesso lo picco. Comunque no, volevo dire che giusto appunto questo gioco è molto scenografico e quindi, ma da voi che lo vedete dall'altra parte, secondo me guarda, vi dico solo questo: io alle volte vado su Twitch e cerco streaming legati alla categoria Star Citizen, e proprio perché anch'io, anche a me piace vedere dall'altra parte dello schermo, e quindi alle volte mi piace più guardarlo che giocarlo. Sembra una cavolata, però scenograficamente parlando è tanta roba. Ora corro un po' di più, sennò perdo il treno. Molto bene. Aspetta che alzo un po' il volume del gioco. Ah no, 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 questo. Che sto facendo? E magari questo qua. Molto bene. Qui sono ad area 18. Dobbiamo andare a Houston. Su Clio. No, sono detto una cazzata. È Microtech, scusate. Dobbiamo andare qui. E per farlo vado con la mia 400i, appena acquistata in gioco. Miglior acquisto, posso dirlo? Miglior acquisto. Veramente molto soddisfatto dell'acquisto che ho fatto. E ringrazio ancora i benefattori che mi hanno inviato i soldini per permettermi di acquistare quella nave lì. Il buon Viper. Sono... e poi c'è Barabba che mi ha fatto acquistare ovviamente anche la Mercury, che è un'altra signora nave che io reputo una delle migliori per il reparto estetico. Poi per il reparto funzionale, insomma, però insomma vediamo questa 318 che in teoria dovrebbe introdurre anche il data mining, quindi si aspetta che nella Mercury, visto che ci sono i server, in teoria potrebbe essere utile, ecco, per quella professione lì. La Mercury mi piace un sacco, ma costa un botto. Eh sì, costa quasi 5 milioni, no? 4 milioni e 9. Adesso non ho sotto mano il sito per... anzi, non so se lo sai già... esiste un sito dove tu puoi consultare dove acquistare gli oggetti, quali armature, elmetti, tutto quello che è acquistabile nel Verse, che si chiama C-Stone. Basta che lo scrivi su Google, oppure tra poco ti mando il link direttamente in chat, che è utilissimo perché lì ci sono tutti i prezzi, sia per quanto riguarda l'acquisto e sia se le navi possono essere anche noleggiate. Quindi guarda, adesso tra poco ti invio il tempo di fare il claim della 400i, e intanto dobbiamo aspettare 6 minuti, quindi ne approfitto per questa cosa qui. Allora guarda,
nel nostro Discord, se tu sei già, ogni tanto butta un occhio alla sezione, al canale testuale Star Citizen Utilità, sul canale, sulla categoria supporto. Lì trovi un paio di link utili per quanto riguarda anche, per esempio, il mining, per le rotte commerciali, il sito che è, adesso non ci sto, ma è, come si chiama, SC Tools, un altro bel sito. Allora, mettiamo delle tabelle in base anche, cioè, fogli Excel, c'è un bel po' di roba, le cave, per esempio, dove trovare il relitto del Reclaimer dalla con la 3172. Allora, chi cerca trova, eccolo qua, Finder Cistone Space, e te lo linko qui. Eccolo qua. Questo è il sito di cui ti parlavo, che è molto utile, molto molto utile. Ma figurati, se hai bisogno, chiedi pure anche nel Discord, insomma, non crearti problemi, mi raccomando, siamo qui apposta per suggerire, perché insomma, insegnare direi di no, io non sono l'ultimo che può farlo, però suggerimenti, insomma, cose volentieri, ecco. Buongiorno Bass, buona domenica, ben ritrovato, carissimo. Bass, sei impegnato questa mattina? Ti va di aggiungerti magari dopo, anche più tardi? Io chiuderò verso le 12, insomma, come sempre, la mia live. Stamattina sono partito prima, proprio perché ho detto, vabbè, parto da solo. Mi tranquillizzo un attimo con il mining, con il rock. Oh, sei nel mio server. Ti invito subito. Pronti. Grandissimo. Sono nel canale streaming, quindi se vuoi venire anche tu in chat, credo tu possa direttamente accederci, perché dovresti avere il permesso, altrimenti ti sposto io. Invito al party. Sto solo aspettando che mi arrivi il monitor che ho mandato in assistenza, e poi potrò giocare con una certa continuità. Ah, è successo qualcosa al monitor? Si è rotto? Ha avuto un difetto? Parlo da buon tecnico informatico, quindi sono molto curioso quando leggo in chat robe che non funzionano, perché è il mio mestiere, quindi sfondi una porta aperta. Striscia di pixel bruciati. Era OLED il monitor? OLED oppure cos'era, IPS, QLED. Tanto il bus. Eccolo! Aspetta che mi smuto. Eccomi. Mi senti? Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma mi senti in Discord? Sì. Sento su Discord, infatti io adesso ho mutato la live perché la sento doppio. Ah, ecco, perfetto. Sto andando anch'io là, adesso qui mi dici che è buono, andiamo a vedere. Assolutamente, assolutamente. Guarda, il tempo di arrivare con la 400i. Sì, sì. Io sto usando la Cutlass. Con il Rock e via. Striscia di IPS, LG27GN850. Ah, ok. Ma l'avevi appena acquistato tipo su Amazon, queste cose del genere, o ti è successo dopo in garanzia, ecco, nel periodo? Allora, Bass, che mi dici? Come ti sei svegliato questa mattina? Ma insomma, bene, tutto sommato. C'è un po' di giorni che sono Dark Le 1, che sto minando con la Prospector. Sì, sì, sì. Sì, qualche soddisfazione, ho molta roba, diciamo, in raffineria che devo finire di lavorare, poi la venderò. Ok. Adesso un po' che non uso il rock, quindi visto che ho sentito che tu... Sì, sai che io ho l'amore, no, per quel veicolo, quindi sì. Ho detto, ma sì, dai, stamattina riprendiamo il rock, no? Ma sì. Con il buon Barabba volevamo fare il commercio
Però, boh, magari più tardi facciamo il commercio. Abbiamo visto, però, c'è ancora qualche problemino perché devi aspettare quei 15 minuti per lo Ti spawnano spawn. le cose. Sì, se vuoi fare il commercio proprio per guadagnare, tipo con la C2 che ho preso anche quella, è difficile, molto difficile perché devi star lì, spawna ogni 10 minuti e poi sono solo 33 scu. Se ti va bene, altrimenti Sì, sono poi 22 di Laranite. diciamo è più fluido il mining per ora. Sì, è molto più fluido il mining. E poi, secondo me, cioè, piuttosto di far vedere l'attesa al pubblico quando vai in live, forse è meglio vedere Sì, l'esplorazione per la ricerca, certo. un po' come la pesca, ecco, diciamo, per chi piace quel genere lì. Bene, allora io raggiungo con l'Origin 400i perché ho l'XL1. E poi niente, là prendo, faccio il punto di spawn lì a Microtech, a Sì, Port no, poi la Tressler. stagione anch'io vado lì adesso, andando adesso. È uscita di roba, per la 318, non so se hai dato un'occhiata. Sì, sono in attesa adesso Porca perché miseria, sto riescono ogni lontano. volta riescono a puntare proprio la fase hype della. Porca Ci fregano sempre. miseria, se ci riescono ogni volta, oh. Tra l'altro introducono anche il primo insetto, non so se hai visto il Sì, bug. Perché non ne il bug avevamo che pochi. gli verrà benissimo perché Sì, sono certo. specializzati in bug. Ma pensa a te. Le suite invece non mi piacciono. Le No, nuove neanche a armature me. fanno proprio schifo. Per Neanche a me, infatti. carità, forse non mi piace quel genere lì. Sì, anche a me non, boh, non lo so. Ci voleva, perché non Sì, non esistono. c'era prima. Non c'erano, ecco. Però a me non piace. Diciamo che se vuoi fare il pirata con la tua Banu Defender o quella roba lì, che sono navi Sì, la aliene. sua suite, certo. Esatto. A me non piacciono neanche le navi salvaliere. Nemmeno a Sì, me, sì. sai. A parte il Talon, che l'ho preso, l'Hesperia Talon, che non so Quello è se. bello. Ma è definito come alieno quello lì? Sì, perché ha tutta Sì, una parte. sai che ha tutto anche il vetro che non c'è Sì. davanti, eccetera, Questo, quindi sì. ecco, quella lì è l'unica nave che posso definire carina per quanto riguarda la categoria aliena, ecco. Effettivamente sì. Poi è molto particolare anche come proprio come struttura, un Certo, po' sì. più Che delle altre navi aliene, scende il come sedile davanti, poi ti riporta su, si chiude. bello. Quell'effetto, sì, che chiude tutti i triangoli. Ah no, è molto figo. No, saliamo sulla mia nave. Allora, penso che la 400i diventerà la mia casa mobile Sì. E in non la futuro, eh. Mercury. La Mercury non la sto mettendo al secondo posto. Sai perché no la Mercury? Perché questa secondo me ha più manovra, cioè è molto più. Tipo agile. Sì, ti posso dire di Eppure sì. la Mercury non è male, eh. No, no, non è male assolutamente, però sai quel. Cioè, sembra un diesel, sembra. È Sì. veramente. Ma io non so perché io userei volentieri come base la Karrak, no? Perché è anche più. Ah, sì, Però però da solo diventa è difficile, pesante, sì. quindi Infatti forse la Mercury me la posso cavare, ma. questa che ha un unico sedile, ipotizzo che diventerà per singolo, cioè la può spostare singola persona, insomma. E Sicuramente. anche questo è un Dai, punto in più vantaggio utilizzi perché la più. Mercury, se non ricordo male, c'è anche il copilota. Sì, c'è il copilota. E poi nella zona notte, infatti, ha tre letti addirittura. Quindi l'equipaggio giusto sarebbe tre persone. Esatto, vedi. Bello sì. Dovremmo fare i conti anche con quello, adesso Ah, che sì, assolutamente. conterà anche quell'aspetto lì.
adesso la 318 quando dovrebbe uscire? Per... Allora, guarda, allora, sta nella fase PT1, evocati, sì. Public test. Io ho visto che ci sono parecchi problemi, e soprattutto in termini di performance, dove loro puntano a migliorare con la 318, no? Certo. Anche per quanto riguarda il, l'introduzione del Persistent Entity Streaming, sì. Ma anche la Gen 12 su sì. Tutti gli asset, quindi non solo su i pianeti che avevano già fatto con la 317, però viene portata su tutto. Ciao Viper, buongiorno, buona domenica intanto. E quindi dai pochi, dagli screen che vedo, insomma, liccati eccetera eccetera, poi è da prendere sempre con le pinze quelle che si vede, perché magari c'è lo stronzo di turno che magari aggiorna i driver Nvidia, come succede a me ogni volta, e quindi la fase iniziale quando carichi il gioco va a scatti e va a 3 fps anche a me. Quindi se c'è quello che è entrato perché non giocava da tempo ed è successo questo, c'è da prendere con le pinze. Sull'ultima patch ho visto, proprio quella che hanno pubblicato 2 giorni fa, se non ricordo male, le performance sono migliorate. Sì. Ok. Succedeva un 30k ogni ora, però le performance erano buone. Quindi c'è molto lavoro, c'è molto lavoro, e secondo me lo vediamo al prossimo anno, sai, Bass, non la vediamo a dicembre. È dura. Sì, c'è una cosa strana. Il Crime 1, non so perché, avvicinandomi a Port Racer. Aia. Credo che sia un bug perché non è successo niente, e quindi la nave, la stazione mi spara. Eccola. Quindi niente, devo andare a fare un po' di pulizia della penale. Sei un criminale, Bassa. Ma evidentemente sì, forse ho accelerato troppo, metti che ho frenato tardi, che ne so. Non so, stavo per atterrare, avevamo già dato l'atterraggio, quindi non ero criminale, no? In quel momento lì. Si apre l'hangar, arriva la security, criminale, mi sparano. E allora niente, vado via. E niente, tu cominci a minare, io... Ora che arrivo là, ma le prendo col comodo, cioè, io mi devo ancora svegliare, quindi... Cosa mi conviene fare per... Per rimuoverti il crime? Ma penso uno, che tu possa pagare direttamente la... Ma non posso atterrare nelle basi, però. Ok, giusto. Costa gli avamposti, ma non c'è il coso per... Perché qui io avevo la cosa atterraggio su Port Lester, però mi sparano e mi... Tra l'altro qualcuno mi chiama qui sul coso portatile, sarà la polizia, non so chi possa essere. È proprio ricercato al massimo. Ricercato al massimo, però uno solo, di Crimson, non so come dovrei andare forse a Grimex e lì pagare... Si può pagare. Ah, sì, giusto, è vero, sì. Sì. E che cazzo ti tocca tornare... Porca vacca. E vabbè, dai, intanto siamo qui mentre tu mini. Certo. Tanto ci raggiunge anche il buon Vultus. Eccolo, buona domenica Vultus, ben ritrovato. Mi raccomando, appuntamento speciale oggi pomeriggio, se confermato. Sì. Che ritorna il titolare padre fondatore. Così lo vediamo dopo un po', Miseria. Vediamo se si è più seccato rispetto a... Non credo che si sia ancora seccato di più. Che miseria. A me farebbe bene, ma no a lui. Sì, anche a me farebbe bene. Sto cercando in tutti i modi di muovermi, perché qua, signori miei... Andrea 87, buona domenica, buongiorno Focolaio Arancione e tutta la combriccola in chat. Ciao, ben ritrovato Andrea. Andrea, a proposito... Ne approfitto, mentre siamo in Quantum e stiamo nel perfetto chill, che Andrea ha iniziato a fare lo streaming pure lui su Twitch. E quindi un bel SEO per lui ci vuole tutto. SEO Andrea 87.
Ed eccolo lì. Lasciate un follow anche nel suo canale, perché Andrea ha degli orari settimanali un po' di mattina, vedo, ecco, ipotizzo in base al suo lavoro, ecco, la sua disponibilità, quindi non riesco molto a seguirlo durante lo streaming perché io lavoro. Però anche magari il VOD, andate a vedere, perché è veramente bravo, anche lui ha la webcam, un bel giovinotto dell'87, e quindi lasciate anche un follow a lui. Ma figurati Andrea, siamo qui apposta per aiutarci un con l'altro. E quindi, dicevamo, viaggiamo lì verso Microtech per su Clio. L'altra volta Clio mi ha da... cioè mi sono spostato 2 km, 12 di adamite. Vediamo se riusciamo. Vediamo se è un caso, se invece è proprio buono. Sì. Io l'altro giorno con la Prospector ho avuto vicende alterne, cioè le ultime due volte ho trovato su Liria, no? Delle buone pietre, ho fatto così. La prima volta che sono andato qualche giorno fa, niente, ho trovato circa 30 giacimenti di pietre per il rock, che non avevo perché avevo la Prospector, e solo 3 o 4 invece per la Prospector, ma roba di diamanti, roba così, non roba interessante. Quindi è andata un po' a sfortuna, cioè. Però se sei fortunato trovi. Sì, ma guarda, io vorrei portare anche il commercio, come ti dicevo, no? Sì, e io non sono molto bravo. Solo che per il commercio o prendi la statine, che comunque ti fai 140.000, a viaggio con la C2. Sì, devi riempire il C2 però. Sì. Devi avere anche il capitale, tu ce l'hai. Sì, devi avere anche, sì, certo. Però effettivamente è un bel margine. Sì. Ah sì, si può fare anche quello. La Laranite no. La Gricium credo non si possa acquistare, o forse sì. No, forse io da qualche parte l'ho visto. Ma infatti... Non ti so dire le tratte, cose... Anche perché, sì, sul sito direttamente dove mi baso sulle rotte, c'è che puoi acquistare la Gricium, ed è quel materiale... che cioè nella classifica per le rotte più brevi, veloci e di guadagno più velocità è al primo posto, perché fai, se non ricordo male, 200.000, non vorrei dire, di guadagno in 11 minuti. Non è male, no. O 180.000, una roba del genere, adesso non ricordo perfettamente, comunque adesso che hanno tolto il rischio del bug, no? Anche se il gioco va a quel paese, tu comunque il carico lo mantieni. Sì, infatti mi è successo il 30k mentre ero là mi è successo il 30k e tra l'altro preavvisato anche dal buon Barabba, perché c'era pure lui nel party con me, e sono rientrato il giorno dopo addirittura, cioè perché non avevo proprio voglia, perché se l'ha fatta una certa ora, eccetera eccetera. Sono rientrato ieri mattina, ho trovato la mia nave in stato di... cioè lo vedevi sul Nick Knox, che era là a Liria, no, a Wala era, scusami. E quindi ho dovuto da Area 18 prendermi il treno, andare sul terminale, fare il retrieve, perché non era in stato di claim, fare il retrieve lì, e poi ho venduto ad Area 18 e ho fatto circa 150k, però purtroppo non avevo segnato quanto avevo investito e poi fatto la differenza, insomma. Sì. Però sei riuscito, insomma, a far tutto. Certo. Ho già preparato 2 speedrun per giovedì e venerdì tematicamente al mining stavolta. Mi consigli Magda per il rock? No, ti consiglio Clio, visto che sono 3 volte che ci vado, insomma. Oggi verifichi. Quindi sto Agricium si prende da e si porta ad Area 18, giusto?
Allora, Sì, ma non so dove non sempre è ricordo uguale. esattamente. Allora, da quello che mi diceva Barabba, era Wala Area Sì. Mining 45. 40, So che 49 o 45, non esatto, ricordo. 55, non mi Sì. ricordo più. Che però io, sinceramente, nel terminale non l'ho visto. Non c'era. C'era la statine al secondo posto e la l'aranita al primo posto come guadagno. Magari è cambiato in questa patch oppure non ce n'era per il momento, si è chiamato È Spawning. probabile, probabile, sì. Dai, oggi smonto alle 13:30. Dai, Vultus. Che oggi pomeriggio torna il buon Alikos. Sono arrivato a Grimex con l'ultima goccia di quanta? Di un po' di Se lui quanti? partirà alle 15, io arriverò alle 21, perché tutto quello che dovrà dire. Sì. Probabilmente alle 21 inizieremo. Sacramento se mi No, sente. magari è debole, non lo sai. Sì, Viper, ma anche con la statina te ne fai molti di più. Ci fai 150k con la statina. Perché i diamanti stanno al quarto posto, se non ricordo male. C'è anche un altro materiale prima. Eh sì, andrei alle 21 circa. Poi c'è sempre quell'oretta di preparazione, quindi ore 22, se tutto va bene, ci troviamo al punto. E io poi vado a letto perché domani mattina. Se non bestemmia. Ma io cosa sto facendo? No, 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 ma sacramento. Ma io Cosa sto sono proprio un combinando? coglione. Stavo per Cos'è che ho arrivare da fatto? te, stavo per arrivare. A Convinto. Grimex? Sì. Porca troia. Parlando mi Ti sono. ringrazio per il supporto morale, ma non ti conviene. Io ero arrivato a Microtech, dovevo scendere a Port Sì. Wrestler e chissà per quale cazzo di motivo la mia testa ha pensato che dovevo raggiungere te. Ecco, perfetto, Andrea, sei in orario. Ma porca troia, ma guarda che mi sono distratto. Capo devo entrare adesso qua. Diciamo che volevo darti un aiuto, dai. Morale. Allora, io devo scendere a Port Wrestler. No, andar lì. Ah, sì, Andrea, va benissimo. È un'ottima idea. Sì. Fai anche la storia. Magari direttamente. Più che un post, fai la storia. Ah, poi inviami anche a me la programmazione, che magari, visto che lo faccio a tutti, sembra giusto che lo faccia anche a te. Lo inserisco anche sul Discord. Così pubblicizziamo un po' il canale. E siamo di nuovo a Microtech. Vediamo se stavolta. La volta buona. Allora. Port Wrestler. Ovviamente non mi fa fare il punto. Zio Bricco. Lei che la sistemano adesso la star map sulla 318, eh? Infatti. Sì, no, non aspettatevi grossi cambiamenti, però hanno detto che migliorano le texture anche per quanto visivamente. Aggiungono, se non ricordo male, anche il font viene migliorato per quanto riguarda la lettura, perché. Ok, andiamo all'OM1.
Cazzo è quella roba lì? Ah, la Carrack. Oh. Boom. Cioco subito con la Carrack lì. Meno male. Sono arrivato a Portoni. Vado a pagare la multa. Vai, vai. A Grimex. Oh, buongiorno, man. Buona domenica anche a te, carissimo. Ma chi è che il Mona che batte la porta e che chiude urlando? È il Mona, le Rumo Angel. Eccolo, buona domenica. Ben arrivato, Rumo. Sacramente. Finalmente nave serie, guarda qua, guarda qua. Tutte pagate, ovviamente, con il pledge, ste navi, mi raccomando. Mai al mondo acquistare la roba in gioco. Qua bisogna dare i soldi al buon Cristiano Roberto che... Mi serve qualcosa qui a Grimex? Boh, ti direi di no. Cioè, vuoi prendere delle chiavette che non si sa mai cosa può succedere in quella... Se proprio proprio, insomma, ecco. Intanto devo trovare dove il coso per pagare le multe. Qua c'è l'ospedale. Oh, e si aggiunge anche al buon Barabba. Buongiorno Barabba, buona domenica, carissimo. Dai, se vuoi venire pure te, anzi invito i ragazzi della Solaris che ci vogliono, se si vogliono unire. Io sto molto tranquillo oggi, voglio andare con il mio rock su Clio, fare un mining. Poi magari se vogliamo, se riesco a terminare la mia impresa di riempire il rock 100% con la Danite, e se mi avanza tempo prima delle 12 possiamo anche fare qualcosina con la statine per il carico del C2, eh? Vieni, vieni Viper. E voilà. Grazie per le 50 monetine, Viper. Allora, andiamo giù. Oh. Ah, è già andato giù. Ok. Allora, di qua. Ancora. No, il cazzo, è di là. Metti la bagnarola sotto che fa da cugno. Ma sentilo. Ma sentilo. Che offende sempre la mia bellissima bagnarola, che è la Pisces, che diventerà, guarda. Adesso con la 317.4 o la 318 forse. Forse la 317.4. E uscirà quella con l'IAE, uscirà quella medica. Oh. Dopo chi ti viene a salvare il culo, eh? La prima volta rimani là. Ma che 30k, man, sacramento, anche te che... Devo fare le motte del 30k, però, Mi è fatto venire un'idea. Allora, andiamo alla lobby. Guarda, sacramento. Allora, vediamo la nave.
Compriamo un po' di tesserine qua. Sentilo Barabba che dice garantito anche. Dio. Allora, tanto claimiamo la Nomad. No! Dio, madonna. Ma La C2. Ma perché ogni volta, sacramento? Ma ogni volta, ma io non so se ce l'ho solo io sto... Ecco, è la Star Runner pure. Ma cazzo, ma se tu hai detto la Nomad? Guarda. Guarda se non bestemmi. Io tiro due bestemmie, guarda. Ciao Michelowski, buona domenica. Figurati, è sempre piacere, insomma, che passi anche per un saluto. Anche se la toccata e fuga l'ho letta in un'altra maniera, mi sono spaventato, infatti prima di leggere. Vabbè. Sempre là va a finire storia lì. La Nomad Rock è sempre stata la coppiata vincente, sì. No, no, Barabba, secondo me qua ci vuole il character reset, altro che. Allora, come sei messo, Bass? Sto cercando il monitor per pagare la multa. Speriamo ci sia lì, sì. Più che altro. Sai che mi hai fatto venire un dubbio? Spero di sì. Dici che non c'è. Mi tocca andare a Carrea per forza. Anche perché lì sei fuori dall'UE. Però quando volevo atterrare qua, comunque è arrivata l'informazione della polizia, quindi dice hai perso i privilegi, sei un criminale. Poi potevo atterrare lo stesso rispetto alle altre basi, non mi sparava nessuno, però non so, forse non saprei cosa fare, perché qualcosa devo fare, mica posso smettere di giocare così. Qualcosa dovrò pur... Sì. Giro ancora un po', vediamo se trovo qualcosa. Vabbè, qua al bar no, non trovo nulla. E casomai se no vado a fare. Pensavo che non fosse compatibile con la stiva del Nomad. Allora metto la mia ussa e me lo prendo. Ah, melto la... Ok. Ma perché melti la ursa quando il rock costa 172k in gioco? Sacramento! Che te li fai con 3 delivery. Cosa vai a fare il melt che ogni volta aggiungi mezz'ore e ore di fuoriuscita... Allunghi la fuoriuscita di sta cazzo di gioco. Anche te. Con Mining the Rock i guadagni sono soddisfacenti? Sì, 220k se lo riempi di adamite. Io il record mio personale è in 1 ora e mezza su Clio. Quindi più che soddisfacenti. Qualcuno ha detto gnagna?
sta andando di merda solo a me o fa schifo sto server? Non capisco. Come va te, Bass? A me va bene, a parte il fatto che mi sono preso il crime senza perché. Sì, beh. Potrebbe essere sempre un problema di server. No, comunque, no, va bene. Mi sto laggando un pochettino, ma penso solo lato server. Sì. No, io non ho problemi da quello. I soliti miei, ma niente di più. Come lag. Sono qua, monitor, non ci sono. Dai, eh. È una nuova implementazione. Dato che vuoi stare tranquillo, lui rallenta di conseguenza, eh. In a future. Capisce le tue intenzioni. Pensa come sono avanti. Allora, qui su Clio andiamo a McGratto. Lì. Cioè vai perché ti sta... che sta arrivando ad aiutarti, Bass. Mi dice in chat. Cercare il monitor. Non so se a sto punto il monitor non c'è. Che cazzo, sei, probabilmente non ci sono. Sei lì da parecchio. No, anzi, chiedo direttamente al buon Viper o a Barabba, che ci giocano molto di più. C'è per caso il monitor per pagare le multe a Grimex? Altrimenti l'unica è andare lì a Poscare. Il monitor è nelle scale, mi dice Rumo. Pieno di scale, in qualche senso. Nelle scale è un po' vago. Dai, Gigi, anima un po' la live. Facci vedere un sbadavan su Clio, eh? No, sacramento. No, no, no. Per carità. Sì che c'è, mi dicono. C'è anche Man. Ultimo piano delle habitation. Vari corridoi dove sono le varie stanze, quindi allora devo tornare su. Scale zona residenziale. Bene, grazie. Adesso il problema è raggiungere questa zona. Esci dall'ascensore, prendi le scale a sinistra e lo trovi. Baramba. Intanto se mi fa pagare o se dice che sono proprio... Ma in teoria fino a 2, se non ricordo male, te li riuscì a farlo. Cavolo, devo pagare 16.000? Sì. Beh. Altrimenti vai a lavorare in miniera... No, pago. Oh, ok. Vediamo un po' il mio crime stat com'è. Perfetto, immacolato. Visto? Sono più leggero. Niente, allora ringrazio Viper per perché viene ad aiutarmi, ma sono riuscito a tornare onesto. Intanto se Viper si è aggiunto al mio server, lo invito direttamente. E non so se a sto punto, beh, invito anche Barabba. Ok, allora. Io torno verso di te, Gigi. Va benissimo.
A Grimex non vedi il crime, giusto? Quindi, però, in teoria, si è pagato la multa. Sì, sì, me l'ha pagata. Ah, già, è vero, però non vedo il crime, dici, magari ce l'ho ancora. Beh, sì. Non ho nessun'altra cosa pendente, dice, speriamo. Ma chi è che ha lasciato qua il... Ma guarda, il massacramento. Cosa hanno lasciato? Hanno lasciato la motoretta qua. Urca puttana, ui! Ma vai in malora lì. Là. Lasciamo lì. Ah, che bella che è, senza spegnerla. Tanto per creare più... Ah, è scesa. Boh, vai. Perfetto. Allora, your insurance claim has been set. Your vehicle has been moved to our storage facility. Vehicle selected. Stand by. Benissimo. Rock pronto nella piattaforma. Hai messo un po' ad arrivare lì. Eh sì, perché c'è stato un piccolo problema che stavo tornando indietro. Proprio hai fatto un pezzo del viaggio? Eh sì, ero a metà. Che mi sono perso. Dove sei che passo a romperti le scatole? No, non te lo dico. Daymar, no? A parte che hai il party, quindi mi vedi lo stesso. Non sono sul Clio, sono sul Clio. Siamo qui come le bottigliette, come faceva il buon Trauma. Vediamo se li gnomi bastardi. No, ho sbagliato. Porca. Dove fa sto? Vi devo salutare, fate i bravi. E quando esplode, clippate. Maledetto. Fumo. Ciao, buona domenica. Dici, mi sa che io devo uscire e rientro. Perché non funziona neanche l'hangar, non mi rispondono. Ah. Cioè non si apre il portone lì. Rumo lancia 100 monetine addirittura, grazie per i bit. Ma scusa, ma sta bottiglia l'ha messa lì o me l'ha... Ma che cazzo mi sta a dio? Lì. Va che robe. Mi fa uscire, ok. Ma sto server qua non ce la fa, Non è che va proprio bene bene. Se volete. Cioè, guarda. Non risponde correttamente alle cose. Mi sento una mezz'oretta per ricaricare il telefono. Passo in lurk per supporto. Ok. Andrea, tranquillo. Ti rimando l'invito, sì.
Buongiorno Tony, buona domenica. Ben ritrovato. Fa un po' cagare questo server. Confermo. Allora, se volete, sloggo e torniamo al menu e lì facciamo il party. Vi facciamo il lancio. Che ne dite? Sì, perfetto. Un attimo solo, Che eh. atterro e arrivo, sì. Un attimo solo che io sloggo dalla nave e vediamo se funziona. Tanto non ho niente da Ecco, perdere. potrei farlo anch'io. No, basta, siamo in. Scusami, Barabba, siamo in. Su streaming 1. Mettiti pure in generale che ti sposto. Vai al menu adesso. Sì. Eccolo. Allora vado io così. Eccolo qua. Buongiorno. Bondi. Ciao. Bondi, bondi, bondi. Allora, non mi ricordo più cos'era. Spegnere i motori per fare il Io logout. solo io spengo, cioè per spegnere i motori lascio accesa il power perché mi tiene in scuro. Salti su 1M e spegni i motori e Ah, via. benissimo, sono M, sì. Sugli OM dovrebbe darti meno problemi. Dopo. Certo. Sì. Sì, perché non deve fare il calcolo di XYZ con tutte le traiettorie. Che cazzo. Ok, Io comunque ho sempre, ultimamente, ho sempre slogato la nave, stando diciamo in orbita, tra virgolette, su Sì. intorno ai pianeti, ma è sempre andata bene. Quindi speriamo. Speriamo, dai. Aspetta che devo solo trovare. Sei già menu? Ok, Non ancora, tra poco sì. sto per arrivare anch'io. Sposto anche. Sposti. Sì, Vai, sì, sì, vai, sì, sì. vai. Ho Oh, visto, l'ho grazie. visto, l'ho visto. Eccolo. Allora, Buongiorno. buondì. Ciao, Ciao. Ciao. Siete tutti al menu? No, aspetta un attimo, arrivo anch'io che devo ancora sloggare. Vengo adesso. Single best, eh? Non Jingle Australia. Arrivo, best, jingle best, no, no, no. Ci va un po' a caricarmi il menu. Forse ce l'ho fatta. Parte che noi dovremmo già essere in party, giusto? Io e te, Gigi. Sì. Aspetta, aspetta. Siamo tutti e quattro nel party. Gigi, Ci costano sono. troppo sti comandi. Ci sono, Mille? Gigi. Mamma mia. 1000 è un GG. Io sono menù. Siamo tutti al menù, un po', parto. Let's go. Vediamo dove ci Vedi spawna adesso. Tony, per esempio, che è da poco che mi segue. Anch'io prima ti ho fatto il GG. Ah, dai, 1000, sono troppi 1000. Se no diventa troppo spam. Fidati. Capito, non ci Iki! diventa spam. Ed eccomi qua, sul letto della mia nomad. Ah, anch'io sono arrivato, giusto, sulla catena, sì. Carina sta nomad però. E Come c'è me. dicevo. Eh? Come dicevo, Murphy è carina questa nomad. Sì. La starter non è male. Sì. Ok. Ritorno su Clio. Molto meglio il server. Lo vedo fin Sì, da subito. è fluido. Non so se la siamo tirata, eh? Vabbè,
meglio dell'altro che se blocca, cioè, sì, c'era anche forse in live, non so se si vedeva ogni tanto qualche... In live c'ero anch'io poi nel server e faceva cose strane. Ho visto di peggio in certe live con sound alert sparati a 5000 punti e passa, e vedi? Sì, perché dopo diventa solo sound alert. Vedi, questa cosa io non la condivido, porca miseria. Quale? Avevo sporato la nave e adesso praticamente me la dà da cremata. Basta la Everus. E succede anche a Barabba ultimamente la cosa. Vabbè, Barabba sta passando al lato oscuro dalla forza, quindi è normale. Ecco. Adesso sì. Ok, anche sto server fa cose strane. Sì, consiglio Tony. Guarda, io sono tre volte che ci vado con Rock e la Nomad. E ho sempre trovato giacimenti anche molto ricchi da 12 di adanite. E quindi a proposito, guardalo. Vato. Sì, subito. Vediamo se è adanite. È adanite, guarda. D'olivine. E stavolta non è andata così bene. Però dai. Stavo dicendo, sì, secondo me è un'ottima luna per quanto riguarda il mining con il rock. Guardalo qua. Dai che questa adanite, dai. Infatti intanto scrive Vortex Gen che dice che è rimasto incastrato. Troppo, potrebbe essere una ciappola. Questa è ancora d'olivine, eh qua. Sì. C'è l'inventario un po' pigro, eh. Io ho preso la bottiglia. Sì, pure io prima, sì. Non c'ho l'audio, come cazzo è possibile? Perché mi è andato via adesso? Audio di gioco, Sì, l'audio di gioco. Proprio tutto. È andato via anche a me, sì. Benissimo. Non delle opzioni, così. Andiamo bene. Scusate, le bustine di carne, sai quelle bustine che trovi anche a Cortolesar nel negozio lì? Sì, io non riesco più a mangiarle. Nemmeno me. È andata male oppure... No, io nemmeno me funziona. Sarò. Comunque il Crime Stat non ce l'ho più, quindi tutto è andato bene. Ottimo. Tanto in chat si chiedono se questo è un server fresco e Manao gli risponde non lo so. Quindi diciamo tutta la chat, tutto il server sta vivendo momenti di imbarazzo. Sì, comunque è fresco il server. Pensa a quello fascico, insomma, pensa a quello vecchio. Nella mia camera c'era il libro dell'Anvil, il piatto, la forchetta, il bicchiere, tutto. Sì, in teoria dovrebbe essere un segno di server nuovo.
l'audio è tornato, E da te? Meno. Ma perché sono uscito dal Quantum, che era muto, e ho trovato l'audio. Ma succede anche a me. Ora provo a saltare in Quantum, se riesco a staccarmi da Nano, da qua dall'hangar. E non mi fa neanche decollare. Ma dove sei? Tre diadamate. Everus. Molto bene. Ah no, l'audio del Quantum proprio non ce l'ho. Tutto il resto funziona, ma quando vado in Quantum è muto. Beh, anzi, solo quello. Io ho tutto muto. Magari c'ho soltanto l'audio del Quantum, guarda. Magari quello. Ma quante adanite, Gigi? 3 per il momento. Beh, meglio di niente. Però è un buon inizio, dai. Sì. Ok, ma l'ha fatta partire. Dopo un'ora. Ok, me la dica mai. Vediamo il buon Gigi dov'è. Ok. Ma no, scusa, devo rifornire la nave io. Inizia che vento. Meno 46 gradi. La bufera di... Niente, neanche nel Quantum ho l'audio. Ma fermerò in una M e poi rientro. Intanto Bass mi sta dicendo l'ufficiale di banca col profitto che sei povero, hai pochi soldi. Sì, perché ho fatto un sacco di minerie renate. Oh, ma adesso vabbè, ho minato un po', ho solo effettivamente 90.000. Però devo incassarne altre 200. Per le spese di routine, vabbè. Ok. Sì. Ero rimasto con 2000. Perché aspettavo che raffinasse e c'è proprio un po'. Avevo messo tutti gli scudi delle navi militari, insomma, eccetera, eccetera. Quindi ho speso un po' di soldi. Ricontrolla il wallet. Come? Ricontrolla il portafoglio. Ma dai! Eccola! Come mai? Vabbè, grazie comunque. Niente, ultimamente vai per... È generoso, veramente. Vabbè, dai, posso mangiare un altro bene. A voglia te! No, infatti. No, grazie. Ti dirò di più, c'è una nave che vuoi prendere il gioco e non c'è da prenderla? No, no, non te lo dirò mai. No, no, se no poi... Sì, digli il Rock che costa 172k. Ha detto sì, che... la nave più costosa sarà... la, cos'è la cosa lì? La... la 890, quella proprio. No, no, non mi piace. La 400i, come dice Gigi, che dice che è bellissima, eccetera, quella la proverei, però... Quanto cosa dici? 5 milioni, quanto cosa? Sì, 6 milioni e qualcosa. Quanto? 6 milioni e qualcosa. Sì, no, allora prendo il Rock, va bene il Rock. Sì. Poi Gigi mi fa provare la sua, dai. 6 milioni e qualcosa. 6 milioni 3,52 e 700. Ho 7 milioni, oh yeah. No, non dammi niente, è veramente. Sì, no, dopo tocca lavorare 24 su 24. Ma intanto sono qua a... Ma perché gli hai date a me? Spiega. Oh, cazzo, ho sbagliato a cliccare, semplicemente. Ho semplicemente sbagliato a cliccare, ora se me li ripassi glieli giro. No, adesso sono miei!
Vabbè, no, scherzo, scherzo. Adesso glieli do, aspetta. Siete veramente fuori. Ho sbagliato il click. Ma porca. Se non vesti. Apprezzo veramente il gesto, però insomma. Io sono già a posto. Aspetta, facciamo subito sta roba. Siamo prima. 7 mil... Quanto erano? 7 milioni. Ma cazzo, non è vero, sono arrivati davvero. Adesso devo comprarla per forza. Pensa se li davo a Barabba, poi Barabba dava a Viper di nuovo, vai no, come i carabinieri. 3 o 4. Sì, se ne per... sì, perché la transizione mi è costata 30.000. Vado di 30.000, madonna che bruciato. No, scherzo. Aspetta. No, no, lascia stare che 8 milioni in sacramento. Dov'è qua Gigi? Cosa vuoi che siano? Allora. Dopo vado a comprare la nave così. No, 30k, non dirlo. Oh, tu c'avevi i problemi di 30k. Oh, aiaiaiaia. Madonna, sto vento. Inciampa lì. Niente, comunque io sto giocando un gioco muto. Bello. Prova a fare alt più tab, ma alle volte non funziona. Niente. Ora sì. No, niente. Niente. È successo anche a me. Alle volte sento l'audio che fa cracchia. Ah, però. Addirittura. Interessante, eh? E ora proverò un attimo andare su M, faccio logout. Sì, sull'UM devo dire che mi ha fatto prestissimo fare rientro del server. Io non ero neanche solo a bere lo stesso, quindi meglio così. Vediamo se può fare adesso. Okay. Ma proprio la nebbia issa qua a Clio. Sì, non è come Daymar. Miseria. Tanto in chat cose stranissime. Ah, sono morto per una scoreggia. Ecco, con l'altro silenziosa ma letale. Sì. Allora, bassa 1700, sai, OM è bassa. No, sto andando adesso da dove si dice Clio. Sono qui intorno a Microtech. Ti ho visto arrivare da lontano. Sei al buio o sei sono sì, a Raiari c'è la si può prendere il rock, sì, certo, la... al Mag Raptor, sì, sì, sì. Ma è lì vicino che c'è la pista di Clio, no? La pista per sì, correre. Sì, sì, 7 km mi pare che sia da lì. Sì, ho perso gli OM. Oggi mi presento con la 400. Vai, grande. Grande. Sudata e guadagnata. Col sudore. Ora della fronte. Di un altro. Ma nemmeno, tranquillo. Quindi. No? Vabbè, comunque. Vabbè, dai, mi sdebiterò. Guarda che. Considera che questo mese ci ho avuto per le mani, e non scherzo, vado seriamente, 300, 500 milioni da WEC. Non scherzo. Ma va là. Sì, sì. Ma come mai? Scusa se te lo chiedo. Faccio parte di un giro di traffico di WEC. Eccolo. Ah, c'è un motivo. Sì. Sono soldi sporchi quelli. Sporchissimi. Però li accettiamo volentieri. Ma sì, una volta assolutamente, che li hai. Cazzo.
Tanto io sto bene, cioè, con la coscienza. Chi lo fa dopo. Ma scusate, muove la Polaris, costa soldi, costa tanti soldi. È normale che devo trovare fonti esterne, come sponsor, eh? Beh, è una bella nave. Madonna, guarda qua. Cazzo, sono un po' in discesa qui, eh. Adesso vedo Livine e scendo. Cioè, scusa se è Danite. Ed Olivine, meno male. Meglio così. Non devi scendere. No, no. Sto trovando troppa d'olivine. Va bene, uguale. No, la sfida è 100 adanite. E vabbè. Proprio la ciccia di quelle. Sì, no. Ma Barabba, tu che fai? Cioè, vai per conto tuo a fare un po' di commercio? No, sono 10 secondi e arrivo anche io. Ah, ok, vieni anche, fai da scout? Sì. Buono. Se volete, sì. Buono. Sì, sì. Sempre bisogno. Sì, sì, siamo io il basco, il rock, quindi. Io che adesso arrivo adesso. Carico adesso il rock. Tanto vedo Barabba che arriva. Sto saltando su Raiari. Ecco. Mi si è bloccato il Quantum, facendo cose strane. Cioè, si è messo come se dovesse saltare, però sta finendo la calibrazione, non capisco perché. Qualcuno? No, aspetta. Merda, avevo dimenticato di mettere il casco. Perché mi butta fuori? Di certo, con tutti quei soldi non si fa la fame. E lo ringrazio ancora per i 5 milioni. Buon Tony in chat. Viper. Allora, vediamo qua cosa c'è di bello. Aforite. Mi butta fuori dalla nave, non so perché. Ragazzi, penso sia 30k, Sì. No. Sì, io la fumo la sigaretta. Non posso più neanche entrare in nave io. No, perché il mobile la sfunziona. Sì, anche a me. La nave è immobilizzata. È tornato a ridere adesso per me. È tornato a ridere? A vivere il server. Il mio sta rida invece. Sta in versione cabaret. Ah, ok, si è ripreso. È passato su un altro server, semplicemente. Sì. Che direzione stai andando, Gigi? 245 ovest. Ok. Porca della trota. Un fatua. Un po' contorta la frase. Ma mi sta volando via il rock a me. Io. Per il vento? Sì, sì. Non riesco a tenerlo. D'olivine ancora, che palle! Sera prima ha mangiato i fagioli, gli è scappata una scoreggia e la trocca si è spostato, capito? Allora, vediamo se si fa un attimo. È un posto de merda. Finirà prima o poi sta cazzo di bufera, eh? Oh. Qui a Raya non c'è niente, il tempo è bello. Beato te. Infatti sto andando a Raya. A godermi lo momento. Facciamo un po' di loot. Ah, qui ci sono tutte delle rocce.
La vedo un po' magra, la vedo oggi, però. Magra, stai a trovare in realtà, dai, pensa se non avessi trovato niente. Sì, no, effettivamente. Ti ricordi che c'era quel periodo che non si trovava la mazza? Sì. E soprattutto le trovavi, ma non potevi minarle. Peggio ancora, esatto, oppure dentro le altre rocce ancora. Cioè. Tutto felice, guarda, l'ho trovata, sta dentro la roccia. D'olivine, e che cazzo, no? D'olivine. Io penso che la donna più nominata del verso è la mamma di Christian Roberts. Veramente Gigi si dissocia, l'avevo detto. Esatto. D'olivine. E che cazzo. Basta. D'olivine. Qual è la verità? Siamo sul lato sbagliato della... Anche secondo me, perché è tutta d'olivine, cioè ogni volta che mi fermo, adesso basta. Siamo sul lato sbagliato. Tutto il cazzo. Sì. Guarda. Tra l'altro io non posso scansionare le rocce, non posso fare niente, quindi... Aia. Perché non puoi? Non so se... ogni tanto lo fa. Guarda. Slog e reload al massimo. Vado 285 di là. Andiamo fuori da questa zona di merda, sì. Sì, perché è tutta d'olivine. Il basso. Rock che sta caricando dentro a Black. Sì. Oh, vieni da me, Gigi. Oh. Ho trovato un po' di adaite. Grazie. Oh, aforite. Ok, ok. Mi dava la sfumatura rosa sopra. Cazzo di vento. Posso vedere dove è andato il giro e quando era trovato. Queste sono due e saranno adanite sicuro, dai. Niente, d'olivino. Vatte fanculo. Quella lì, Barabba? Per 98 fuori. Ma porca di quella. Non so quanto possa essere vero. Leggo dalla chat. Bene, non so se è vero. Io ho perso una settimana di fatica e duro lavoro di mining per l'errore di aver premuto Alt F4. Come cazzo fai a premere per sbaglio Alt F4? Miseria. Ma dove sulla chat stai leggendo da te? Sei in live? Stesso tuo server, sì. Ah, sulla chat di gioco? Sì, chat di gioco. E l'ascensore, open. Il basso affaccendato, eh. Io quasi quasi, Barabba, andrei dall'altro outpost. Mi sono rotto un po' le balle. Cioè, è strano, dai. Non è sempre. Ah, ma sei partito? Io? Sì, sto cercando qua intorno alla base, anche se non mi sa che questo che cos'è, ancora non capisco perché me lo
funziona. Vieni qua da me, Gigi, ci sono 3, 3, 6, 7 rocce di adalina. Ah, buono. Sono caduto sotto il pianeta, sono caduto. Aspetta che ho un cluster anch'io, lo scansiono, dammi un secondo. A me non funziona lo scanner, cazzo. Il cluster d'olivine, via. Arrivo da te. Ora tu guarda che si è perso un 8,90 questo, eh. Grande, brava. Hai svolto. Se trovi altro. Ti pago. Volentieri. No, non posso usare lo scandalo. Barabba versione cane da tartufo. Meno male che frena bene. Grazie, scendo. Forse posso ancora recuperarla la nave, però aspetta. Se torno a Clio, forse posso recuperarla. Vediamo. Ogni volta che sali sulla rampa lì. E voilà. No, sei Clio. Ma che oh! Dai e The Mining. Voilà. Buongiorno Scande, buona domenica, grazie per i 4 mesi. Dai The Mining. Scande, io ti aspetto per COD, eh. Sono sempre lì pronto, eh. È che lo devono sistemare un po', perché il multiplayer... ha ancora qualche problemino. La scimmia per scum. È vero che Spider ti ha dato, ti ha influenzato.
97,90 di adamite la composizione di questa roccia, eh? Bene. Molto buone. Provato niente voi? No, no, io scendo perché non posso vedere dalla nave cosa è. Ah, non ti fa lo scan? No, deve essere rotto. Mm. Sarà fuori. Siamo pronti per una nuova maratona con l'IAE? Certo. Non mi viene, che schifezza. Vabbè, torno nel mio mento e spero che sarà qualche buona novità. Eccolo là. Ormai esce. È solo lui lo scan. Eh sì. Dolevina ne ho da vendere, ma la Nitro no. Mettiamola da tantissima. Tanto ho 8 milioni. Dove si compra la 400i? Su Ryzen? No. No. Cosa? Area 18. Area di... Mi ricordo più, forse ad area 18, sai. Ah, Armada? Oh no! Anche all'Ordi, sì, è vero, hai ragione. Vabbè, comunque adesso prima di uscire poi vado. Mi sa che l'ho preso all'Ordi, Leo. Vuoi spostarti dall'altra parte, Brabba? Sull'altro... partire dall'altro outpost? Proviamo, provo a andare avanti verso est qua, che è un po' più in piano, a mezzo alla tempesta. Cioè, di Dolivine penso che ne avrò già scansionati un 500. Porca vacca, oh. E comunque sono tutti cluster anche abbastanza grandi. Sì, 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 è vero, è vero. Dove andavi tu, Gigi, a parte Daimar? Matta, no? Irina, no? No, su Aberdeen o sull'altro di sempre di Houston, che non mi ricordo. Arial. Sì, ma non è male, però, per Mike. Irina? Irina è buono per il Pantanio, per esempio. Spectre è mole. Io con Rock vado su Daimar. È proprio... Eh sì. Ho trovato anche cose del 9-12 e di Antinanda. Sì, però... Dicevi, Barabba? No, ho trovato la forite. Mm. Queste sono da minare a mano. 0,10 di... Uh-huh. Di massa. Sì, perché esistono due tipi di rocce con il diamante. Di massa 0,10 e di massa 0,85. E ovviamente per il rock è necessario provare le rocce, quelle da 0,85 di massa. Perché altrimenti le altre esplodono a già al 10% con il laser. Puoi raccoglierle con il rock comunque. Sì. Cioè, le rompi con il
il tractor, come si chiama? Multitool. Esatto. E una volta che sono rotte, volendo con il rock le raccoglie. Invece di raccogliere la mano. Invece di raccogliere la mano, giusto. Tra l'altro anche le rocce per il rock, quelle da 85 di massa, puoi romperle con i multitool se sei in 3. Ragazzi, ci siete ancora o è il mio audio che è completamente andato? No, ci siamo. Siamo noi che abbiamo la voce che è andata. Bene, allora io sono al 30 Ciscu di Rock. Questa è nuova. Eh? C'è acqua su Clio, c'è un mare, un lago, una cosa. No, veramente? C'è sempre stata. Mai visto. Sì, certo. È la riva, cioè tipo il laghetto hanno fatto. No, è un mare. Più grande. Questo. Più grande. Bene, abbassa i costi. E guarda che non so più bit leader. Scande si è fregato il primo posto. Allora, aspetta che ci beviamo un po'. Eccolo là, che butta sulla fontana di Trevi le monetine. Guarda, nemmeno l'animazione per il bere mi fa. Dio. Guarda che rompe. Massa 3... 17.4 sta a fa effetto prima che la rilascia, insomma. Non oso pensare una volta rilasciata. Lì. Guarda, cosa fa? Personaggio tutto scemo. Verità, c'è il mare, ma da lì c'è niente. Fanculo. Quasi quasi. Medical Rescue. Dove? Chi ha bisogno? 1 milione di chilometri. Ah, può starlo. No. Ok, sei morto, Kiko. Può essere una trappola. Sì. No, però effettivamente il medical rescue lui lo può fare solo quando è incapacitato. Però ma c'è sta la trappola, te fa incapacitato. Ah, dopo c'è l'amico, dici? Esatto, ti tirano su e ti aspettano. Maledetti. Sì. Ma pensa a te. Non apprezzo questo modo di giocare a Assassin's. No. Direi di no. Se non sei neanche un pirata, sei un griefer, sei un rompicoglioni. Esatto. Allora andiamo da un'altra parte. Andiamo dall'altra parte, dai. Salgo anch'io. Cioè, come quei pirati che vengono e te sparano a buffo. Cioè, ma non dovresti chiedere un riscatto o qualcosa, no? Esatto. Sì, se poi non fanno nemmeno un po' la scena nel dire... Cioè, a voce col VoIP, nel dire, ehi, tu...
E sì, poi sono... si perdi tutto, ma loro non guadagnano niente. Quindi non è che dici, sai, invece il pirata vero chi guadagna, te lo fa per soldi, no? Esatto. Quindi se ti devi pagare perché sennò ti butto giù, perché io ti guadagno, ma se ti butto giù e basta, che me prendi? Cosa ho guadagnato io come pirata? Niente. Vengono a giocare a GTA su Star Citizen. Cioè quella è il QI, quel quiziente intellettivo che purtroppo che devi fare, Porelli. Ma il fatto che, come dici tu, c'è ragione, su GTA ci guadagni, quindi no, fa ste robe. Oddio, svengo. Allora. In quale? L'aveva un posto nell'altro. Allora, sì, è nell'altro. Allora, sono attaccati. Cantwell. Sono a 400 km. Sono vicini? Sì, però ti cambia il lato della cosa lì. Sì. Non sono da lontano. Io non lo vedo. Cantwell. Io sono a McGrath. Ma dove cazzo è la mia nave? Dai, gioco di cazzo. Dov'è la mia nave? Perché non vedo la mia nave? È inutile che atterro, bella grossa, non si vede da qui, c'è. Partito. Anche io potrei dire è partita la nave, è stata andata da sola. Ah, qui c'è il lato buio però, però sti cazzi. Io preferisco anche perché si vede meglio la l'esplosione. LUD. No, LUD proprio per oh, non lo trovo. Non lo vedi? Sì che è lì. Ah, sì, forse deve essere qui. No, vedo il vostro, però finisco nel pianeta, così niente, lo faccio dalla mappa. Ma niente, mi ha fatto sparire 8,90 questa stamattina. Ma cioè? Sono atterrato lì a cosa? A McGrath. Sì. E si è bloccato tutto, quindi sono dovuto riuscire a entrare. Sì. E mi ha detto, allo schermo mi ha detto che stava ancora lì, quindi sono andato con M50 in quello c'era a McGrath, sì. E non c'era più la nave. Porca puttana. E qua è un attimo sbattere. Adanite. Ah, vai, è per basso questa. Io salto. Se arrivo perché arrivare lì per me è un bel casino. Mi ha targettato qualcuno, ma penso sia quel mona di Viper. Ma stavo dicendo. Mona? Semplicemente qui a fare un cazzo. Perché t'ho visto che hai fatto il Phantom su di me e ho detto questo è lui sicuro. Insomma, adesso va in tutto. Ma... dico Viper, cioè, no, perché? Che regala pure i soldi, da. Arrivo, Ieri mi è stato dato del sorcio addirittura. Sei come un sorcio perché usi l'ursa. Ma che cazzo? No. È stato Barabba. Chi è? Di sì, bene. Sì. Oh, cazzo, la Dolivi. Oh, cioè, è proprio una sfiga incredibile. Cioè, prima cosa ho trovato la Dolivina subito. Ma i fari di questa nave non illuminano niente. Sì, illuminano solo la nebbia. Esatto. Madonna. Arrivo a Barabba, sono qua. Sì. Andiamo di là. Comunque la Mercury, bella. Bellissima nave. Però tu conta che adesso, da quando sono arrivato su Clio a girare così, a vedere il serbatoio, sono quei 14.000 alfa web di idrogeno. È un po' grossa. Sì, è vero. Non è proprio piccola. Beh, la qualità si paga, eh. È una bella nave, Cioè, ci sta. No, assolutamente, è bellissimo, però beve. Sì, beve. Lo vuoi il Porsche e poi ha da pagare, vedi? Ma Porsche.
quella diventerà utilissima quando ci sarà il data mining, ragazzi, che arriverà a breve, quindi tanta roba. Ma io mi ci perderò solo lì. Sì, il data mining pure io. Era uno dei miei gameplay principali pre-elaborati. Hai visto il cluster bus? No, aspetta che controllo. Sì, ho visto, ce l'ho qua sul radar. Puoi andare. Ok. Grazie. Mettiamo un po' di fari perché qua non si vede la mano. Titi! Oh! Che cazzo! Mi ha inchiodato davanti. Sì, ma non starmi così attaccato al culo, sacramente. Stavo a 2 chilometri, stavo a 1 chilometro. È proprio inchiodato. Cioè, Leclerc. Anche Bifiodato ha detto, sei pazzo. C'ho ancora tutte le ali, sì. Sì, non ho sentito nessun ciocco, quindi. Teoria. Sì, ma questo no, ma questa è una zona di merda, te lo dico io. Dobbiamo andare sulla pianura, non su. No, anche perché trovi qualcosa, te casca tutto qui, quindi. Bravo, hai capito. Abbiamo sbagliato proprio direzione. Finite cazzo di montagne, basta. Ma che inchiodo, Occhio. Ok, no, adesso sono anche due differenti. Merda. No, stavo a far preciso prima, informazione lineare. O proprio no, mi metto pelato. Oh, finalmente al lavoro. Ah, yeah. Sono già al 50% di idrogeno. Esatto. Mazza che botta, contato. Ma che... Cos'è? Lo scontro? Minchia, non l'ho registrato. Minchia, ho sentito mazza che botto e dopo boom. Andiamo a vedere se è vivo. Vai. No, non credo proprio. Vedo questo un altro set d'armatura, porca. No, non vedo neanche più la nave, sinceramente. No, perché ha fatto boom. Mazza che botto, guardate. E subito dopo boom. Come il lampo e dopo il tuono. Ma da me o due di adanite? Io sto minando, quindi se vuoi andare tu, Gigi, se no vado. Ok, io. Dove sei? Perché se sei troppo distante, sai. 41 chilometri. Ma lì c'è la zona pianeggiante? Qua è tutto in piano, sì. Arrivo. Conviene arrivare allora. Mazza che botta che ho dato. Peccato per non aver ripreso la scena. E seguiti, quindi occhio. Stavo cercando. Però non ho scordato la manetta su. E quindi ho sbattuto giù. Ma è un attimo, eh. Sì. Arrivo Barabba, dammi un attimo. Sto a 27 chilometri. Quanto ha di carico il Nomad? Di scu? Cioè che non lo so.
poco, però. 8 tipo, una cosa così. Forse arriva a 10, però. Gabri. Scusa, perdonate. Mio figlio che... Te voglio fare una cosa. Erano 4 danni, erano 3, giusto? Occhio basso, occhio! Cos'è? Sei tu? Sì, sono io. Si è sentito un po'? Eh sì, sembra di essere nella pista d'atterraggio. Proprio in mezzo. Mi ha bloccato qualcuno, ma penso sia Barabba. Comunque sai, vedo sempre pieni. Sì, sì. Penso che faccia più giocatori Star Citizen rispetto a Battlefield, quello nuovo, 2042. E non scherzo, eh. Sono due generi totalmente diversi, però... per dire. Diciamo che forse Star Citizen ospita anche più filosofie, no? Quindi il mining, la guerra e così via. Mentre Battlefield è una filosofia sola. Sì, ma è stato totalmente così un flop il nuovo titolo. Altro perché Battlefield fa proprio cagare. Io non l'ho visto, come mai? Che è successo? L'hanno proprio distrutto. Hanno voluto fare la cagata dei 128 giocatori. Sono arrivato, Barabba. Ok. Cos'è, sono troppi? I server non... non ce la fanno. Non reggevano, poi sono tornati indietro, hanno messo 64, ma... boh, app troppo grandi, perché sono state ovviamente pensate per il 128 e quindi non... le trovi. Peccato. Sì, peccato sì. E tra Battlefield e Call of Duty ho sempre preferito Battlefield, però... porca mia. Forse se aumentassero i veicoli potrebbero ridurre il problema dell'eccessivo spazio. No, ma i veicoli ci sono, sì sì, ce ne sono anche parecchi. Ma cazzo, ma io... scusa, ma io sto volando via con la Nomado. La nave serve a quello. Ho capito. Da terra. E con il landing. Ma no, proprio non ce la fa, non resta in piedi, ce lo porta via il vento. Non la potenza motori. No, è impossibile. Ma scusa, ma non è che ci sia. Guarda, vola via. Guarda. Adesso forse si è sistemata. Porca merda. Ok. Io quasi quasi li lascio accesi perché vola via, sino là. Se spengo i... l'engine, secondo me, secondo voi è peggio o meglio? Dipende da quanta gravità c'è. Cazzo, no, sta volando via la nave, ragazzi. Cioè, senti che roba. Porca puttana, via, entra. Guardate che sentite un altro boom adesso. Via, impossibile qua. Impossibile. Non ce la si fa. Arriva la bufera. Merda, l'ho sprecato. Vabbè. Sì, c'è la bufera.
Non so se è un problema che di notte fa così. Ma io dove sono io, per esempio, la nave è lì, non si muove la casa, però non so se è perché non c'è qui il vento. Secondo me c'hai una nave diversa, nel senso che quella di la sua Nomad tende, sì, a stare praticamente in volo da sola. Sì, è sospesa. Esatto. È sospesa. Però sta arrivando il giorno, dai. Oh, oh. Ah, no. La differenza è che adesso la vedi andare via. Prima non la vedevi perché era buio, adesso la vedi. Ok. Fatto il carico. Sono dovuto andare via, Barabba, sai, purtroppo. Tempo non mi permette di fare. Allora, sto ad area 18. Approfittiamo. Vediamo un po'. Dove è finito Barabba? Io sto andando di nuovo verso la Yari Cantwell e vado in direzione sud. Nord c'è un cazzo. Cioè, c'è pieno di Dolivine, cluster da 8-10, ma... Ah, ti vedo, sì, sto vengo verso di te. Vai allora, verso l'alba? Vado. Sì, vado verso l'avamposto. Niente, Barabba sta diventando un Sith, avrà trovato qualche cosa Sith. Si è fermato. Sono Sith nella nave. No, sei Sith quando combatti. No, non combatto più, mi sono basta. Vendo, certo, tutto. Certo. Minchia, ho sta dolivine e due coglioni. Secondo me non è fatto la cosa qua. Dici? Sembra strano. Dai, prova dei giacimenti dei Mar, che quelli di solito funzionano sempre. Sai che c'è? Col fatto che Aston è la città, cioè la città è il pianeta più proficuo a livello di missioni, in parte si sono trasferiti tutti quanti qua in zona, no? In zona Aston. Però fondamentalmente qualcosa serviva da fa per riprendere, diciamo, la presenza anche su Crusader, la parte quella vicino a Coso, là, scusa, vicino a Horizon. Quindi non è assurdo che abbiano ridotto la presenza mineraria qua ad Arston, Mycotech, e aumentata là. In teoria avevo letto e avevo anche trovato che qua sulle lune di Mycotech trovavi anche il Quantanium, tipo Liria, di meno,
Quant'anno ne ho trovato su Liria, sì. Con la Prospector, sì, sì, ce n'è. No, no, non Liria, qua su Clio, Calliope. Ah, su Clio no, mai provato. Avevo provato, qualcosina si trova, non come Liria, Liria rimane, per il guadagno rimane sempre cosa. Il top. Poi avevamo provato io e Gigi, mm-hmm, e si trovava, ma effettivamente adesso non si batte chiodo. Ok, ho fatto un po' di spesa. Niente, è proprio... c'è tutta Dolivine oggi, c'è niente da fare. C'è anche quelle da due, è proprio tutta Dolivine. Boh, questa... Devo cambiare sistema allora. E quando ci sono stato io, cioè, anche le rocce da due erano adanite. Beh, o che cambiano a rotazione, che mettono Dolivine adanite. Ho trovato un cluster da 3, un cluster da 6, tutto Dolivine. Dolivine. Merda. Cioè, neanche la porite. Io trovavo anche la porite, la droga. Tocca depennare Clio da... dalle lune per la dannità. Sì. Minchia. L'hanno nerfata perché hanno visto, hanno raccolto i dati, hanno detto c'è troppa roba là. O va proprio a culo. C'è anche da dire, secondo me, che tipo ad esempio qua su Clio hai due avamposti su cui poter saltare e cercare su tutta la luna. Deimar è pieno. Sì, cioè, sì, Deimar, puoi anche saltare su bunker, vabbè, non andarci contro, sennò ti sparano, però hai più possibilità di manovra. Sì. Speriamo che quando metteranno sta fare lì il quantum travel, come si chiama? Sì, cioè, quello puoi dove saltare... puoi spostarti, sì. Beh, in teoria sì, puoi spostarti dove vuoi. Diciamo che avrai uno scanner che va a 20-30 km di distanza e puoi segnarti i punti per saltare, però... chissà come funzionerà. In combattimento, mentre spari, punti Barabba e lo rammi. Non puoi. Perché no? Perché passi attraverso. Fermi un attimo prima. Minchia, basta, sono tutti coglioni, tutta Dolivine. Comunque oggi andremo qua, no? Con se c'è Alicos, giusto? In teoria sì. Quindi ci conviene andare su... Io oggi mi sa che vengo sul tardi. C'è proprio... dai. Sì, perché devo andare in ad una mostra. Avete provato la pista quella lì a Clio con i veicoli di terra? Io ho provato un po' fare qualcosa, qualche tempo. Hai visto quanto è grande? Enorme. Sembra, diciamo, sembra un serpentino, invece quando 7, vai 10. Con una nave, sì, quando vai con la cosa già è difficile non perdersi. Infatti, io infatti non sono riuscito a fare quel giro. Fuori. Vado a vendere. Fine. Sì, ma anch'io Barabba basta. Vado a vendere anch'io e poi vado a comprare una 400. Ole. Io invece mi sono rotto le palle e voglio minare la Doliva. Ecco. Già che la trovo. Mi sembra giusto. Vedo Gigi, ma non vedo la posto. Ma già che si chiama mostra, non è una cosa bella, è una mostra. Eh no.
Meglio sta City, sì. È giusto che si prenda lo spazio buon Alikos. Io ho già dato nei suoi mesi di assenza. No, ma vieni senza fare la live. No, certo. Sì, sì, no, assolutamente. Quello ci mancherebbe. Per dire due stronzate anche solo in chat. Sì. Sì, sì, ma ci sono. Intanto andrà avanti almeno due ore per parlare. Solo come spiegazione. Quindi. Non è detto, eh. Non è detto. No, dipende anche dalle forze che ha. Esatto. Deve intanto dire cosa gli è successo. E lì è cosa giusta. Una mezz'oretta. Vabbè, lì c'è sta che. Avanti. Buona domenica. Va bene, va bene. Un po' così sta giornatina su Clio. Un po' magra, però dai. No, a me è andata bene. Ma non tanto per Clio. Più per la donazione. Ci schianteremo alla fine, sicuro. Vediamo tu, fa come te pare, ma io ho guadagnato 5.000. Esatto. Niente, è sempre lei che mi salva il culo quando è. Oh, la Titan, ragazzi, non sottovalutate questa nave. Bella, eh. La spawn in poco tempo, ci porta il carico, niente da fa. Si ricarica mentre viaggia, no? Tra l'altro. No. No? Ah no, quella è la serie 100. La serie Origin, serie 100 e 300. Hai ragione. Io vedo parecchio che non apro Star Citizen. Male, Fanti. Molto male. Che cosa non si fa, Fanti? Mi ha dato un hangar della capital per far decollare un Titan. Mi do fai il tempo che ci metti a arrivare la nave che esatto. Scusa, io la neve dentro la Atlas. Si congela. Anche con la garra che succede. Ecco, sono caduto dalla rampa. Sono incapacitato, ci vorrà un po'. Sto venendo via, non sto andando con adesso. No, ma tanto fa da solo, Tra qualche secondo si riprende come se niente fosse. Ok. Penso che sia un bug, perché mi capita ogni tanto. Quando inciampa e casca da solo, insomma. Sì. Ciampa cade, muore praticamente, e poi un po' di lasoni e a posto. Ok, infatti vedi, come nuovo. Non ho neanche ferite superficiali, niente, ok. Solo un po' di freddo. Allora, andiamo a... Ma anche voi quando... gli hangar si aprono, uscite con la nave di lato? Perché sono troppo lenti. No. Sì. Come di lato? Metto la nave di lato e la faccio uscire di lato. Così esco prima. Ah, no, io non devo provarci. Il raggio è lento perché c'è il vento che lo frena. Merda, avevo tirato su e avevo già aperti. Bene, in teoria spegniamo. E la Titan davanti si mette un size 4, ragazzi, ragioniamo un attimo. Però tanta roba.
Oh, Dark Orb, visto che sto qua. Ma cavolo, ma in questo posto mancano dei pezzi. Puttana. Mancano dei moduli. Rabbo? Sì? Dove sei? So a Clio. Ah, ok. Sarà raccogliendo. Se sentivo più, stai raccogliendo, come sta andando? Sì, sì. Sto raccogliendo la manetta. Vedi, per chi si accontenta, Gigi. Fatto poi, bene. Sto appena vedi, no, è soltanto la rite. Ma sì. Schizzinoso, miratore schizzinoso. Già. Corri, Gigi, che quel rock esplode. No, dai. Si spegne più niente, è tutto fermo. Che il mobile glass. O almeno 30K, per me. Dici? No, non è 30K, non è 30K. Allora è solo me, solo per me. 82.500 di adanite. Per 300 unità. Ah, va bene, dai. Poi va ci bene. Facciamo un po' di loot qua. Là. Sì, sì, pure io non l'avevo messo bene la ruota. Allora, quando potrai trasferire tutto l'inventario? Vero? Cosa? Se hai laggato, scusa, ripeti? Niente, ti abbiamo perso. Anche questa volta stai laggando. Quando dici quella parola lagga, trova un sinonimo. È per quello che gli va male il gioco, perché sta laggando. Sì. Come si chiamano quegli elmetti lì che hanno messo nuovi da lottare? Quelli per l'evento di Halloween o gli altri? Quelli per Halloween. Ho trovato un Hill Horror. Esatto, quello lì. Helmet l'ho trovato. Esatto. Ho trovato invece un Argus Helmet, vabbè, questo penso che sia normale. Però guarda qua, nella base dove sono io, c'è l'altra, non qua dove sei tu, Gigi. Sono tutti i moduli, tranne quello dove puoi vendere, perché non è spawnato. Ecco. Quindi adesso devo cambiare. E continuo a cadere su tutte le scale. Vai piano. Puttana Eva di nuovo all'ingresso del modulo. Sì. Prova a ridurre la velocità della rotellina del mouse da quando cammina. Ma tanto già solo cammina, perché è sempre tutto gracile qua, macilento. Non so, mi conviene venire via e andare all'ospedale, perché... sarà il freddo, non so. Può essere. Se è così l'hanno fatto bene, cavolo. Veramente. Non te reggono le gambe dal freddo, è fighissimo. Realistiche. Temo che sia più un discorso di bug. No. La mia nave stava per volare via. Guarda dove me l'ha portata. Sta per cadere dal pad. Te l'ho detto. A parte che è anche aperta la rampa, quindi qualcuno ci sarà entrato, perché io l'avevo chiusa. Aia. It's not good. No. Adesso sono entrato, vediamo. Merda, mi ha buttato fuori. Mi capita che vi lancia fuori dalla nave? Sì. Capita, sì. Sì, sì, sì. Cazzarola. Anche dagli avamposti mi capita. Forza misteriosa che te li butta indietro, la serie, ma vaffanculo! Sì, così infatti, fa. Sì, come sì. Se fosse uno invisibile lì dentro. Merda. Questo mi ha solo fatto cadere, quindi sono rimasto lì. Oh, ma non ti ha accettato, ma non ti ha detto. E la polizia? Chi è? Chi fu?
Ma non ti ha detto, non si capisce chi manti ha detto. Vabbè. Le piantine qui sono illegali. Questo è il melò. No, è l'anguria questo. Perché alcune piante sono illegali da mettere da porta dietro. Eh sì. Sì? Sì, sì. Quelle che raccogli sulle cave. Fatti fermare dalla polizia. Dopo mi dici. Grande Giove, ok. Ti dice che hai portato via materiale non... Ma come se avessi portato via, non so, piante rare, qualcosa protetta. Non perché è droga. Ostia, non venite dentro! Eccolo là, con il raid, Gianluca. Benvenuti a tutti, buona domenica, carissimo. Facciamo un bel SO, Gianluca. Per lasciare un follow. Aspetta, anche qua. TikTok che stava giocando con Construction Simulator. Ale, grandissimo Gianluca. Cos'è Construction Simulator? Non lo so. Delle ruspe, no? Può essere, sì. Facciamolo, magari ce lo facciamo spiegare direttamente da lui in chat, se ha voglia. Il gioco sponsorizzato dalla Lega. Ciao Gianluca, grazie per il raidone. Benvenuti a tutti. Allora, 10 barrette che non fanno mai male. Ma questa 3.17 l'hanno resa un po' più stabile? Boh, insomma. Oddio, ha dei momenti, va, fanti. Però sì, l'obiettivo loro è quello di sistemare bene la 3.18. Infatti, speriamo bene, dai, incrociamo le dita. Boh. Diciamo che va bene, ogni tanto collassa. Sì, ogni tanto... È un simulatore di macchine e materiale per le costruzioni di edifici, strade, parchi, eccetera. Figo. Magari no. Deve averlo fatto una ditta di Bergamo, credo. Ecco. No, è bello però. Cioè, deve essere... Io l'ho visto qualcuno che streamava quello. È carino, eh? Eh sì. Ma Gianluca con i simulatori è molto bravo, lui. Mm-hmm. Porta principalmente quello. Tra SnowRunner, Farming Simulator. Io qua ci sono già stato, vaffanculo. Star Wars l'ha provato? Cosa ne pensa? Aspetta che... Tra poco ci risponde. Dove sono i pad quelli? Di là. Adesso però vi saluto che è tardissimo per me e un salutone a tutti. Ah, ciao Gianluca, so che sarà pronto a tavola probabilmente. Buon pranzo, grazie per il ride. Ciao Gianluca. Turu turu tu. Questo è riparato. Il Titan, ragazzi, ti riporta a casa, non c'è niente da fare. Oh, ho trovato il casco con la pinna. Arancione. Ma pensa a te. Io mi permetto di fare un consiglio, poi se non siete d'accordo la colpa è di Gigi, visto che il canale è suo. Eccola. Se dovete scegliere una nave iniziale, la Pisces, la Titan è tanta roba. Sì, sì, è vero.
costa meno della Piscis e cavolo se ti salva il Kjull. Anche quando poi c'hai navi più evolute, no? Quando le navi più evolute falliscono, per tornare a casa, quella è top. Porca vacca. Guarda con la pinna. È la pinna, capite? Stai qui, Aston, lo sai. No, ho trovato il casco con la pinna arancione. Figo. Questo nome lo porto e gli dico che è la nuova tuta della Solaris oggi. Sacramento. Beh, è abbastanza raro quello come casco. Quindi sì, sì, infatti l'ho preso apposta perché fa parte dei Flare subscriber. Bene, 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 bene. Io si è fatto le 12, quindi anch'io mi fermo qui. Guarda che la ruota si è fermata lì. Aspetta che butto giù il rock. E non voglio fare lo store della Nomad più il rock. Così la prossima volta lo claimiamo. Porca. Ma non volevo. Ecco, bravo. Lì. Buttiamo qua. Insomma, a me grata se sono fregati una 8,90. Ah. Ma non un giocatore, proprio quelli di Megrat. Ah, la tua. Crusador. C'è una Mercury Satana distrutta a Liria. Basta pinna, che figa che è. Tutto bene. Come si chiamava qua la navetta da mining, quella piccolina? Prospetto, ok. Grazie, non mi ricordavo. Momenti di panico. Piccola perché si è buono, buon equipaggio, sì. E voilà. E si torna a casa. Un giorno potremmo andarmi insieme con i prospettori, vedi? Eh sì, lo abbiamo fatto io e Barabba su Wala. Io so che Barabba fate di tutto quando siete soli, soletti. Eccala. Quando noi non ci siamo. Sacramente. Perché ci siamo solo noi, questo è il problema. Voi chiamateci e noi veniamo di primo. Allora, c'è di tutto, email, cellulare, c'è di tutto di me, quindi codice fiscale, non IBAN. Non avete scuse. Soprattutto l'IBAN. Si torna a casa. So anche per Panzerotto Tweet, please, è un grande intrattenitore in World Tank. Ciao Panzerotto, scusami se non ti ho salutato, porta pazienza perché sei entrato col raid. Dov'è? Ok, ma che... dov'è qua? Sono perso la stazione. I Port Wrestler. Eccolo. Ah, è lì. Ma che oh! Ma che oh!
Anti che sblocca il Sand Alert. E che sgancia i gigini costosi. Forza ragazzi, hashtag abbassa i costi dei gigini. No, no, no. Giusti, sono giusti. Giusti, è troppo costo. Vai su altri streamer che chiedono 100.000. Ma infatti sto qua da te perché gli altri costano troppo e mi andate a cagare già, quindi non è più cattiveria. Ne schianto alla fine? No. Porella la sabbia che finisce, gli hanno fatto male. Mi piace. C'è l'inflazione pure sui gigini. Esatto. Esatto. Sì. Oh, io diciamo a Meloni però che i gigini costano troppo. Se fa... Come era? Guerra? Vabbè, mi ricordo, potete dire una cazzata. Evito di dirlo. Bravo, perché la politica è meglio sempre evitarla su Twitch. No, ma Meloni intendevo i frutti. Ecco. La tipa che vendeva i meloni, intendevo questo. La tipa dei meloni, adesso vi faccio io il raid verso la tipa dei meloni. C'è un... Amurant. No. No, ormai è passata di moda quella. No. È passata di moda, è chi è la tipa dei meloni? Ce ne sono tante. Vabbè, di solito nascono un po' tutte quei meloni. Arrivati a 13-14 anni. Ecco, ecco, chi è questa che gli fa il raid? Chi è? Ah boh, adesso vedo se c'è qualche canale, no? A parte gli scherzi, adesso vedo chi c'è. Spegniamo tutto. Bravo, è meritocratico, no? No, no, ma solo a canali da pochi views. Ma una che invece viene premiata per il seno, come quel termine si può usare? Non usare non termini, è... grazie. Non è meritocratico. Avanzalocratico. Adesso con l'IA e anch'io mi metto in piscina. Faccio la live. Piscinetta, IA e ottavo. Così prendi un bel raffreddore perché adesso fa freddo. Esatto. No, ma la piscina in casa. Come fanno? Ma voglia te a riscaldamenti. Sai buttare l'acqua calda sulla gomma della piscinetta, che bene che fa. Sì. Ti fai il bagno con l'acqua della pasta. Se io mi auguro ogni tanto, quando passo così, solo per fan a vedere... Che si buca la piscina, sai l'acqua in casa, Cristo. E tu parti e ti la merda, ti colleghi, vai, buca, buca, buca. Buca, buca, buca. Mi siedo qua al tavolino. No, non c'è neanche lo sgabello. Dove avete venduto voi la Danita? Lì a Cantwell. Cantwell. La Dolivine non te la fa vendere qua. Ma dai, davvero? Non la vuole? No. La legge mi dice che è nella nave, ma non me la fa vendere. Quindi mi sa che dovrò andare da un admin. A Presler o... Devo vedere quanto ho fatto con quei due cluster lì. Va, che bello che so. Aspetta che mi siedo addirittura, così concludiamo qua. Lì. Bene, allora andiamo a vedere chi c'è. Oh, oh, oh. Taratatan. Torna sul Twitch canale. Ricordiamo che sta scegliendo per la pressione... delle gomme. Esatto. Almeno 2-2, Gigi. Andiamo da Rafman.
che non so che finisce con man, mi sembra strana sta marca male, una cifra male. È mio amministratore del canale Telegram, non si può non farlo a lui. Allora, aspetta che l'altra volta ho fatto una cagata per fare il raid. Allora, intanto cambio scena. Andiamo qui. Io ringrazio tutti, a Scande per i 4 mesi con il Prime, a Buon Viper per le monetine che ha lanciato, adesso vado a raccoglierle che sono qui in camera. E grazie a tutti, Barabba, Viper, Bass, per essere stato in compagnia con me con il mining, anche se non è andata proprio benissimissimo rispetto all'altra volta, ma insomma non si può sempre avere la fortuna. E che dirvi, io ricordo l'appuntamento per oggi pomeriggio con il canale di Alikos per quanto riguarda il ritorno del titolare della Org Solaris, quindi non mancate, anche perché credo ci sia questo evento particolare su Clio con le macchinine, con i veicoli da terra. Sì, Fanti, sì, non mancare, mi raccomando. E, nulla di confermato, però in teoria, insomma, ieri ha lanciato questa cosa in chat sul generale. E buon pranzo, buona domenica e noi ci becchiamo oggi pomeriggio. Ciao, un saluto ciao, a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Faccio il raidone a Raffman. Man non c'ha le... Raffman. Ah, non ti preoccupare, Andrea. Recupererai la live. Ciao a tutti.